spendiamo volentieri due parole su questo extra brut che avete nel bicchiere. Sapete che adesso è un po' una moda, no, l'extra brut. Facciamo un passo indietro. Sapete, bollicine nel vino ci finiscono grazie alla rifermentazione in bottiglia, vale a dire si fa un vino bianco normale, anzi un vino molto ricco di acidità, dopodiché lo si assembla, diciamo, con altri vini provenienti magari da altri vigneti in zona, lo si mette in bottiglia, si raggiunge zucchero lieviti e si aspetta un tot di anni, più anni, diciamo, a seconda della qualità dell'uva di partenza, dopodiché si formano, in questo momento si formano le bollicine. Quando si va a togliere diciamo il mezzo plastico della bottiglia da andare a riposo, per eliminare le pecce, cioè i lieviti che nel frattempo sono depositati in bottiglia, si fa il degorgimento, cioè si toglie, si ghiaccia la parte sommitale della bottiglia, si rimuove il tappo e viene espulso una quantità di vitri. In quel momento si perde qualcosa del vino dentro la bottiglia, è necessario rimetterci un po' di vino e eventualmente dello zucchero. Quello zucchero famoso, diciamo, si dice appunto il dosage, col termine appunto che usano i francesi nello champagne e altri mezzo plastico, serve per equilibrare il vino, cioè fare in modo che gli champagne sono dei prodotti, e ovviamente anche Franciacorta, dei prodotti davanti alla cucina, tutti e due. Sono dei prodotti molto particolari, che hanno nell'acidità, nella mineralità, nella capacità di essere così taglienti e anche a volte aggressivi il loro gusto, no? Questo fatto, che questo bollicina credo vi abbia aiutato non poco nel pulire il palato dai salumi e abbia accompagnato molto bene il sapore, deriva dal fatto che c'è una grande acidità, quindi freschezza delle bollicine. Ma da bere sarebbe a volte un po' troppo aggressivo se non ci fosse lo zucchero. In Champagne e altri territori lo zucchero è quasi fondamentale, perché l'acidità è troppo alta, il vino sarebbe troppo aggressivo e quindi occorre dosare, mettere più zucchero, no? Questo spesso si viene detto che vabbè, ma è facile fare il vino con lo zucchero. Invece in Franciacorta, che fa un pochino più caldo che nella Champagne, è possibile, se avete delle esposizioni buone, fare delle uve talmente mature e ricche e che nonostante vengano indemniate a fine agosto come la media, hanno una quantità tale di zucchero e di maturità che fanno a meno dello zucchero. Questo è un caso, cioè questo extra brut è praticamente dosato quasi senza dosaggio. L'avete visto, adesso va di moda il padosè, il dosaggio zero. Extra brut sono 2-3 grammi litro, massimo 4 grammi litro di zucchero, quindi è sostanzialmente niente, cioè a volte ci sono 3-4 grammi litro anche nel Chianti classico e non ce ne accorgiamo, quindi è un residuo veramente basso. Da cosa ve ne accorgete? Chiaramente a livello del naso sentite innanzitutto sensazioni molto fruttate, molto carnose, una bella sensazione di maturità, non solo un classico floreale che si sente normalmente in questi prodotti. Cioè, poi tutto il corredo di speziatura, miele, camomilla, qualche nota sullo zafferano, note di curry, si sentono. E poi un bel agrumato, agrume anche candito, quindi innanzitutto un naso molto ricco che rende giustizia alla grande maturità che sono riuscito a raggiungere questa uva. Quando lo andate ad assaggiare, sentite al contempo sia la grandissima freschezza, se lo sentite estremamente secco, molto che diciamo va via molto molto veloce, però come riesce a pulire la bocca, ma vedete quanto questo gusto rimane persistenza e non c'ha questa nota troppo dolce dello zucchero che a volte penalizza certi prodotti, non solo della Franciacorta, un po' in generale. Spesso le bollicine vengono, dice, ma il primo bicchiere è buono, il secondo è un pochino più pesante, quindi questo extra brut, vi ripeto, non tutti gli anni viene così equilibrato. Quest'anno è veramente la prima annata che viene fatta a livello di eccellenza assoluta e quindi festeggiamo questo riconoscimento, sapete, per bicchieri che è molto ambito, ma effettivamente al di là dei riconoscimenti, questo è un vino che non facciate nessuna fatica a bere il secondo, il terzo, il quarto bicchiere. Ma è il classico vino che una bottiglia in due è veramente poca, come dicono i francesi, l'ideale è la magnum quando lei non beve. Questo sarebbe la frase che piace ripetere per darvi un'idea di che di cosa stiamo parlando, però sicuramente vi rendete conto che un prodotto così fresco, equilibrato ma anche beverino, è difficile resistere al secondo punto. Buon proseguimento.